Bene ragazzi, volevo parlare un po' a microfono acceso ma a telecamere spente di cross-medialità, di mezzi di comunicazione, di, insomma, di espressive, mezzi espressivi, cinema, musica, teatro, e vorrei includere anche radio. Come già Carmelo Bene aveva avuto la dolcezza proprio di includere, perché nella radio non c'era l'immagine, e sappiamo cosa tutta la storia dell'iconoclasia, insomma, della rappresentazione, e anche di internet, anche di internet, di YouTube. Io penso che YouTube abbia passato il suo periodo d'oro, quello in cui negli anni 90-2000 gli YouTuber fecero dei video importanti senza mezzi tecnici di qualità, quindi diventarono meritatamente bravi e ebbero la possibilità di farlo. Oggi gli YouTuber di cui sto parlando fanno prodotti però che non facevano come una volta. Oggi sono arrivati a fare prodotti quasi cinematografici caricati su YouTube. Gli unici che sono arrivati a quel livello, a quello stadio, su YouTube, ma iniziarono, come si suol dire, dalla cameretta. Ma sono gli unici in mezzo al resto del marasma sociale di YouTube, che non è altro che un marasma sociale di un qualsiasi altro social. A questo proposito, però, cioè, oggi bisogna fare, se vogliamo fare un discorso di cross-medialità, di mezzi di comunicazione, di espressivi, dobbiamo capire se la TV, la radio, sono al possibilità alternative, oppure ovviamente la differenza nelle frequenze, che non sono presenti su YouTube, se la radio abbia delle possibilità. Io penso che la radio abbia delle possibilità anche nel futuro, molto che meriti di rimanere sempre così com'è. E a questo proposito, insomma, bisogna parlare anche di Carmelo Bene e di arte. Per esempio, l'epoca d'oro di YouTube, dicevo. C'è stata anche un'epoca d'oro di Cinecittà, però Cinecittà si riferisce alla televisione, quindi siamo in un differente mezzo di comunicazione, quello per frequenze, che nasce per frequenze come radio, poi si privatizza, poi si pubblicizza, poi viene acquistato dallo Stato. Insomma, la storia qui potrebbe essere ed è molto lunga e articolata, però diciamo che la distinzione fondamentale resta questa. E anche il periodo d'oro delle radio private c'è stato, come il periodo d'oro che possiamo vedere in tanti film, in tanti libri di Cinecittà c'è stato, in cui, come su YouTube, dalla cameretta uno YouTuber, uno Yotobi, uno Breaking Italy, qualcuno di questi che possono essere chiamati YouTuber non sociali. E Cinecittà, un attore faceva l'attore perché lo assumevano come comparsa, o un regista. Era veramente un'epoca d'oro in cui si poteva ancora entrare. Oggi io non so, non mi sembra di non essere mai stato a visitare Cinecittà,
Ma credo che al di là dell'aura, insomma, di atmosfera sognante di Cinecittà siano rimaste opportunità molto, molto di intrattenimento. Anche se sicuramente non conosco quel mondo e penso che però ci siano molti registi emergenti che però anche in questo caso sono spesso o in province o addirittura anche loro si devono autofinanziare con crowdfunding e spesso i loro film finiscono a piccoli festival o magari anche questi su YouTube. Penso anche al film su Dylan Dog dei The Jackal con collaborazione dei The Jackal. Vabbè, ora arriviamo a Carmelo Bene perché altrimenti il discorso diventa troppo già così complesso e poi ingarbugliato. Quindi Carmelo Bene cosa ha fatto? Ora volevo parlare degli anni 80, quindi del penultimo periodo di Carmelo Bene, diciamo quello, scusate, quello dei concerti, quindi quello in cui veramente l'omaggio drammaturgico a Schumann e Byron e poi nello stesso anno a Majakovskij, Bloch, Hölderlin, insomma, Majakovskij, poeti russi e più Hölderlin. Anzi, Hölderlin me lo sono pescato io adesso perché stavo leggendo qui. Allora, la musica, fuse la musica con la musicalità. Però oggi, insomma, cosa si può dire? Sì, sicuramente partiva dalla nascita della tragedia di Nietzsche, dal coturno dell'attore greco, quindi fece rivivere questo coturno, questo attorialità nel suo significato originale, diciamo, primigenio, che era quello del coturno greco, e quindi lui, ovviamente, per lui il regista è una squallida imitazione, e il critico pure, perché lui già criticando il testo e mettendolo in scena o togliendolo di scena, comunque bocciò, dice qua. Se uno ti chiedesse un giorno chi è Carmelo Bene, lui risponde: nel Novecento apparve un folle scalzo, grande quanto il coturno della sua qualità, il coturno, che bocciò la rappresentazione, instaurò la sospensione del tragico e cantò in maschera e magnetofono. Quindi per lui l'attore, o addirittura il corpo dell'attore, la voce dell'attore è il vero coturno, non appunto il regista né il critico, lui stesso è il critico dei suoi testi, lui stesso è il teatro e quindi no, insomma per rispettare il pubblico bisogna essere ignorarlo, dice, non come la Rai che dice di tenere conto dei gusti della gente. Ecco, oggi questo Stefan, come quello che diceva Pasolini, sono cose che non si riescono a trovare più e mi sembra che veramente la RAI tenga solo conto dei gusti del pubblico, non ci sia un attore come megafono, come maschera, ma e molti critici, essere ignobili per Carmelo Bene, ma per CB nel suo teatro sperimentale.